Bentornati ragazzi con Serran Kagura-Shinobi vs Omura Crimson Squad Story Arc. Oggi conto di finire sta guida, la devo finire, eh. Va avanti Omura, mi occupo io di lei. Va bene, stai attenta Mirai. Ok, iniziamo questa cosa. Ah, sei ancora tu? Ah, basso, morale sotto i tacchi come al solito vedo. Per favore, lasciami sola. Tu non hai nessun interesse in me ad ogni modo. Scusa, ma adesso non è vero. Se non ti risveglio da questo lavaggio del cervello, le cose diventeranno sempre peggio. Ma io voglio solo essere sicura che il maestro Dogen sia al sicuro e poi andare a casa. Perché oggi è il giorno in cui Rapunzel la Shinobi verrà aggiornata. Aspetta, come sai di Rapunzel la Shinobi? Sì, non può essere. Questo è un po' sciocco, ma... Sì? Sei tu, Cute Shatin? Ah, come... Quindi sei tu allora? Abbastanza scioccante, devo dire. Sei una persona completamente diversa online. Come sai di me? Questo è perché, beh, tu devi essere un hacker. Sì, deve essere così. Cosa? No! Non c'è altra spiegazione. Tu sei un hacker e sei venuta qui per prenderti la mia felicità. Hai sbagliato tutto, ascoltami! Non posso lasciare a nessuno che conosce di sapere della mia vita segreta. Morirai proprio qui. Dannazione. Sembra che devo metterti un po' di sale in zucca. Cute Shatin è Murasaki, quella che scrive OMG, this is so cool! Punto esclamativo, punto esclamativo, punto esclamativo con le faccine. Ma le personalità online. Quanta verità in questa missione, guarda. Poi, oltretutto, magari c'è gente che sembra gentilissima e poi si rivela solo dei bastardi ignoranti che non sanno nulla della vita o che si divertono a parlare male alle tue spalle, sai. Succede di conoscere persone che sembrano così e poi sono degli stronzi. Vai, andiamo su. Allora, qui c'è Murasaki, ma te pareva? Vai. Vogliamo rendere una missione difficile, mettiamoci i mostri panda a complicare il tutto, vai. Dov'è? Ah, eccola. Guarda, se ne sta anche in mezzo a quelli tartaruga che fanno da scudo. No. Non funzionerà, mi dispiace. Allora ragazzi, credo verranno fuori 22 episodi. Sì. Verranno fuori 22 episodi. Sì. Purtroppo è così, ma guardate, sto story arc proprio non ci riuscivo per... Non ci riesco per niente a farlo in meno tempo. Allora, fuori di qui, dov'è? No. Dai, ecco, perfetto. Oh, l'abbiamo stunata un'altra volta, vai. Allora, ecco, qui ora tra un po' dovrebbe andare alla Shinobi Transformation. Ecco, sì. Fa così. No. Fermi tutti un attimo. Qui sto perdendo un attimo la concentrazione. No. No. Fermiamoci adesso, Ma la Shinobi Transformation non la fa? Cioè, non ci sono ancora riuscito? Diamine, non è possibile. Ecco, dai. No, cosa fa adesso? Ah, bene. Basta stare lontani con questa. No, aspetta, com'è possibile che non l'abbia colpita neanche una volta? Dai, che cazzo, per ora veramente guarda, Tanto, cercare di uccidere sti qua è solo una perdita di tempo, solo una grossa perdita di tempo. Ecco. Poi i veri ostacoli sono solo sti due panda, perché tanto gli altri pensano solo a pararsi. E Murasaki, come sappiamo, è molto debole in difesa, per cui ecco, il vero problema in questa missione sono loro. No, aspetta. Sì, allora però non puoi darmi così che non c'è neanche il modo, neanche il tempo per muovermi, mi date, che cazzo, dai. Vai a fargli la real rave, no, niente, come al solito. No, aspetta, ora usiamo anche noi la Shinobi Transformation qua, dai. Vai, ecco, oh, ecco, adesso si fa sul serio, adesso si fa sul serio, vai. Ah, uno l'abbiamo sconfitto, bene, vai. Cosa in meno di preoccuparmi, ma è finita, grande. Vittoria. Dolce vittoria. Oh. Vai, puro. Cioè no, non è un po' puro finish. Puro finish sono quando
in estivo all'estero se le metti nelle situazioni imbarazzanti. Qui semplicemente tette al vento. Vai! Oh, fine di questa terz'ultima missione, la penultima, l'ultima e poi l'ending. Scusate se sono impaziente, ma questo let's play mi sta costando un sacco di fatica, un sacco di energie. Sta venendo bene, se non altro. Ti senti un po' più calma adesso? Ti supplico, non dirlo a nessuno. Se Future scopre che scopre la vera identità di Cute Shatin, sarà sicuramente delusa. E se la mia autrice preferita mi odia, io non ho niente per cui vivere. Perché dovrei dirlo a qualcuno? Non preoccuparti, il tuo segreto è al sicuro con me. Davvero? Inoltre, anche se Future conoscesse la tua vera identità, non ci sarebbe modo dal fatto che sarebbe delusa. Come lo sai? Perché io sono Future. Cosa? Tu stai mentendo. Non sei per niente come lei. Non ti comporti e non pensi come lei fa. Posso dire la stessa cosa di te. Io certamente non sento in te tutte quelle emoticon e quei punti esclamativi, ad ogni modo. Questo è un piacere incontrarti di persona. Lo stesso. Grazie per essere una fan dei miei lavori, del mio lavoro. Tu non ti importa avere una persona come me che legge le tue storie? Magari Murasaki avesse... tutti avessero una persona come te che supporta i propri lavori, cazzarola. Di che cosa stai parlando? Un fan è un fan. Chi se ne importa chi è? Io non ho niente se non un sacco di gratitudine che... se non un sacco di gratitudine per quelli che si divertono con i miei lavori. Future, per favore, continua a supportarmi. E continuerò a lavorare duro sui miei iscritti. Ok, io sono così felice. Sento che potrei svenire. Va bene. E adesso tutto ciò che rimane è Omura che deve sconfiggere Doga e rilasciare tutti quanti dal suo controllo. Oh, bene ragazzi. Direi che per questa parte è tutto. Aspetta, no, siamo a 7 minuti. No, non ci si fa. Non ci si fa. Anonymous Friends, amico anonimo. Andiamo, dai. Queste ultime missioni sono particolarmente toste, eh. Cazzarola, tutte sono a livello 36. Perché proprio Mura è rimasta ferma al 29? Ma porc. Ma veramente, dai. E per forza, cioè. Squincino Diversus c'hanno il cazzo di coso che il leader del gruppo deve fare solo le missioni a fine capitolo. Così, capito, la missione del cazzo con solo un avversario, così fa poca esperienza. Vabbè dai, penso che il livello 29 comunque mi basti, per battere Miyabi alla missione finale. Sì, è Miyabi, non è che sto granché, come ho detto. Bene ragazzi, per questa missione è tutto. Cioè, per questa missione, sì, per questa missione e questo episodio è tutto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!